Come la sera del Palio, la sera del Palio veramente bisognerebbe andare in lupa, perché l'Onda non ha vinto il Palio, la lupa ha vinto il Palio. Allora, noi siamo nella nostra sede qui in via Montanini, che poi confina con Valerozzi, che è qui davanti a noi nella parete, e abbiamo sentito Tamburi andare in su, andare in giù, il Palio fa tutte le sue performance come di prassi sulla vittoria di una contrada. Un Palio che a detta anche di tutti è un Palio epico, storico. Perché? Perché il cavallo ha la sua prima esperienza, però questo dà notizia ma non è eclatante, per cui significa anche nel passato molti altri pali sono vinti da cavalli alla prima loro esperienza su Piazza del Campo. Un ritorno di un Fantino. Mi dai la scheda che ti ho dato, grazie. Che è un Fantino, Dino Pesse, nato a Silanus Nuoro il 12 dicembre 1980, il che significa 44 gatti in fila per uno, lui 44 anni, per cui significa non un ragazzo di 20 anni, ma un ragazzo di 44 anni. Ha corso solo 9 carriere, la prima nel 6 agosto del 2000 nella Giraffa Zilata USA, poi l'ultima il 2 luglio del 2017, per cui 7 anni fa, nel Leocorno con Quasidimo di Gallura. Io con lui l'ho intervistato molte volte, per cui c'era questo rapporto, andavamo a scuderia a lui, anche se è spostato nelle varie scuderie, chiaramente nel tempo loro hanno questa transumanza, no, di spostare i cavalli da una parte all'altra. L'ultima intervista che l'ho fatto è 2 anni fa, giugno 2 anni fa, nel nuovo realtà dove lavora questa scuderia di cavalli puro sangue, che è vicino a Ambra, insomma a quella zona là, per cui significa... Però io sono affezionato a Dino, perché da quando l'ho conosciuto, da quando poi c'è stato modo di poter fare interviste varie, poi si è montato anche qualche volta a cavallo, devo dire, è una persona squisita, una persona talmente carina, talmente onesta, talmente pulita. Lui, la moglie, e poi ha 2 figli, e poi conosco molto bene il suo suocero, perché è uno degli organi all'interno dell'Accademia dei Rozzi, e devo dire che c'è sempre stato un rapporto molto cordiale. E io, per esempio, non capivo perché non doveva più montare il Palio di Siena. Infatti a volte quando si parlava di Dino Pesse con anche personaggi del mondo del Palio, ti guardavano e tu raccontassi una castroneria talmente forte, talmente eccetera. Per esempio, l'anno scorso io ad agosto, parlando con le mie figlie, essendo tutti dell'Aquila, gli dissi: chiaro, abbiamo questo cavallo che è Biso d'Angelo, invece di andare addosso alla Pantera io monterei Dino Pesse, una monta leggera molto tecnica, perché l'abbiamo vista oggi come porta i cavalli, come riesce a gestirli. Però chiaramente sono tutti discorsi che poi a Senato giustamente li facciamo tutti e li dobbiamo continuare a fare, non ci viene da vergognarsi.
A volte i discorsi vanno bene, a volte i discorsi vanno male. Allora, come le scelte. Con me Salvatore Nardo Cianchino e Francesco Ticci detto 13. Allora, Salva, un commento subito di questo palio. Allora, devo dire di Dino, tutto pensavo che fosse così bravo, devo dire la verità, a fare il killer. Perché oggi voi, se analizziamo, non ha fatto neanche il killer, ha giocato di fioretto, è stato veramente scarto, anticipava sia la contrada dell'avversaria, sia l'onda, che comunque è visibile che l'onda faceva il palio, non certo per la lupa. Devo dire che è stato bravo, è stato veramente bravo. Con Ciavale è talmente bravo, sinceramente, senza togliere niente a nessuno, che mi rimane difficile dare un voto a quell'altro. Un voto a quell'altro? Non mi riesce. Francesco? Sai, l'argomento sarebbe molto ampio. Comunque di Dino c'è da dire solamente, io di solito appena finisce il palio faccio immediatamente un post, è mia tradizione, e a caldo, amici della Sardegna tutti, ho scritto: lupa velluto ci ha fatto piangere tutti, onore alla carriera. Perché? Perché ci ha fatto piangere tutti, hanno addetti ai lavori, perché conosciamo Dino, conosciamo la sua professionalità, la sua umiltà, le sue capacità fuori, mai riconosciute a Siena o snobbate, e sofferenze che personaggi più come me, che come Cianca, ma come tanti giovani hanno, di questo non poter godere in prima persona del gioco. Lo chiamano, lo lasciano da parte, lui continua a correre, a vincere sui cavalli, a capannelli, da tutte le parti. Che vuol dire? Vuol dire che uno che non ha mai mollato l'osso vince a Fucecchio, vanno a Castiglionferice. E allora quando vedi che all'improvviso uno che era andato in pista, perché si vede chiaro che in piazza ci va con un compito, e poi invece di mestiere notare il cambio di nervo da sinistra a destra alla fine del primo giro all'altezza della morsa, parte di sinistro, poi capisce, aspetta che qui ora questo è un marrio, cioè si mette, sicché mi sono cominciato a commuovere quando ti commuovi durante la cronaca, che dici sono tutti in piedi, perché anche questo è un aspetto bello. Cavalli, non è scivolato un cavallo. Complimenti. Grazie. All'amministrazione, io saluto il mio amico Ceccotti, sera compagna, tufo perfetto, cavalli non è scivolato uno, Fantini tutti a cavallo, poi ovviamente lui mille lode, e a scalare gli altri, non c'è da dire niente, il palio è una rigirata, cioè, per come è andato fuori da pronostici, anche se si era detto che questo cavallo, insomma, era interessante. No, ce l'aveva detto quando è stato con noi ben due volte, sì. Dario Colacè, che ne ha parlato raccontando anche il suo sistema di allenamento, mm-hmm. tutto come lo tiene, però cavallo la prima esperienza, la prima presente, è stata assegnata la lupa, l'IS ci ha, perché ricordiamoci, c'ha Viso d'Angelo e Tittia, cioè non è che c'ha le trappole, certo. Conseguentemente Di Benito se non se ne curava nessuno. Certo. Anche perché poi si sapeva che il palio della lupa era un palio addossato all'avversario, che l'ha fatto, e l'ha fatto, esatto. Bene. Sei testimone che mi arrivavano dei messaggi dicendomi, sì. Io telecamera accesa, beh, mio personale, di vita personale, anche per scaramanzia posso dire quello che voglio, però tra le camere spente, quando mi domandavano, ci sono messaggi, l'hai visto? Sì, l'ho visto. Io la lupa la mettevo vincente. Allora, Leo, vorrei, siccome non l'ho ancora riascoltata la mia telecronaca per darmi un voto se mi promuovo o meno, me la fai sentire per favore? Leo Corno fuori posizione, l'Istice fuori posizione. Corno sotto, attenzione ai calci, attenzione ai calci. Nicchio sali, Nicchio Montone, salite. Veramente un gran casino, partenza valida, va in testa Loca la lupa, l'Istice chiocciola Selva, è la Selva che è in seconda posizione, è la lupa in prima posizione, primo San Martino con la lupa, la Selva, la Loca in terza posizione, la Civetta all'Istice, primo Casato, sempre con la lupa che fa l'andatura di testa, lupa Selva, Oca, Civetta, chiocciola, ed eccoci, andiamo al secondo San Martino, con la lupa, la Selva, la chiocciola e le altre a seguire, ecco ancora la lupa che mantiene la prima posizione, concludiamo così il secondo giro, lupa.
Selva, Chiocciola, la Loca, l'Istrice, la Cimetta, sono tutti a cavallo! Ed ecco la Lupa che va al terzo e ultimo San Martino, con, mantenendo la posizione di testa, la Lupa sta facendo un palio alla grande, la Selva, la Chiocciola, Loca, l'Istrice, Cimetta, Montone, Onda, Nicchia, la Corno, ed è la Lupa! Che è rientrato in piazza. Grande palio, è un palio che crea molti punti interrogativi nel tavolo del palio, nei cavalli, nei fantini, nelle contrarie, per cui significa questo palio non è uno dei normali pali, che vince uno, che l'altro perde, no, vince grazie. Sì. Questo è un palio che dice: cari signori fantini, cari signori proprietari dei cavalli, cari dirigenti di contrada, dovete pensare. No, io spero diventi fantino della Lupa in questi 5, 6, 10 anni e rimangono di Corradino, perché sarebbe un bel premio. Esatto. A Dino e alla contrada stessa, così la sera faccio il fattino di contrada, la Lupa spero domani ufficialmente. E poi ragazzi, anche virgola. Perché i fattini ce l'abbiamo, perché no, abbiamo virgola, pensato. Virgola, cioè ragazzi. No, virgola, cioè, sono bravissimo. Fattino che si mette il giubbetto per la prima volta, cazzarola, va. Cavallo eccezionale, tabacco, un cavallo eccezionale, sì, questo stato, l'abbiamo lucido a te. È stato all'altezza, ha ricompensato la fiducia che Andrea Casuarano le ha dato e tutto il popolo della Selva facendo un grande palio. Io credo solamente l'audacia, veramente la determinazione di Dino gli ha tolto il palio, perché se riguardi c'è solo Dino davanti, poi sicché Dino l'unico palio da vincere è quello con Vaigon nel Bruco. Comunque con Ciccio Muzzi, tanto diciamolo, nei messaggi si diceva peccato ci sta lì favorita, perché era un cavallo per tirare anche a vincere. È vero, ma guarda, è bello tutto in fila. Bello. Mi è arrivato un messaggio, perché poi sembrano i carabinieri di con gli amici, mi confido. Ragazzi, ma 10 bello, cavalli in galoppo. Bello poi anche la prestazione di Gingillo nelle traiettorie, sì, che fa dei recuperi, cioè la Chiocciola. Avevi ragione che il pezzo lo può anche vincere. Fai killer in partenza e poi... Bello, c'è tanti spunti in questo palio. C'è la rincorsa, mi dicono, a chi la dà? La dà, è chiaro, contro Leocorno a favore dell'Istrice. C'è niente da fare, è evidente a tutti. Anche perché Leocorno in quel momento era dietro. Sì. Hanno magari anche... Hanno trovato la dima, no? Fra di loro, no? Giovanni Azzeni purtroppo oggi si ripurga in prima persona, ma gliela tenta in tutti i modi, perché ha subito insomma una pressione da parte di Dino. Minuti. Bella, soda, e comunque aveva trovato palio, poi purtroppo. Palio ha trovato filo da torcere. Poi purtroppo pali si vincono, si perdono, delle volte ci si purga. Ecco la partenza. Esce primo e Dino riesce a coprire sia lui che la torre. Sacrificato il Leocorno. Sì, è ovvio. È indietro. È ovvio, hanno trovato una quadra, no? Però anche lui annulli la prima mossa, che c'è Nicchio, che padella a Montone, rimane dietro e annulli. Qui rimangono in due dietro e la debona. Capisco. Cerco di capire qual è uguale Nicchio Montone, c'è stata. No, anche Montone dietro, perché comunque è schiacciato. C'è stata una grande lotta. Cioè, un palio così, non so quali saranno poi le sanzioni. Però è un palio che ha fatto vivere tutti, ha fatto creare adrenalina. Facendo un'analisi. Meno male andati così, non c'è da sanzionare. Sempre stato, anche per le prove sul canape. Ci si fa trovare indietro. Perché schiacciavano giù, Nicchio schiacciava giù, giustamente poi. E spazio usciva dalla posizione. È normale, poi si è schiacciato in quell'attimo lì. Che bello è questo lì. Tutti e 10 uno dietro l'altro. Cioè. Che poi hai visto, come si diceva, non c'è tanta differenza tra questi 10 cavalli. Non c'è recuperi. Cioè, il tempo di galoppo è quello. Uguale, ecco. Loca ha fatto il palio da favorita e terza, perché questi poco davanti si passano male. Però diciamo Loca, il cavallo non secondo me non ha reso come ma l'entrata di guai e bellezza. Qui ha fatto un capolavoro Zelli, qui ha capito che era in terza posizione. Era l'unico spazio che gli era rimasto, che c'era. Uguale, ecco. Ora
La selva, ragazzi, virgola. I valori sono questi dei cavalli. È una bella virgola. I valori sono questi, come si è detto, non è che c'è un paio di E questo 15. È l'arrivo. Ecco, che sia di monito a quelli che non fanno più montare, ai giovani, che il palio è come la vita, sì, non di mollate. Di Nobesse abbiamo, sì, sì, sì. Abbiamo Siri, Caria, Micheli, cioè abbiamo questi qui. Vediamo. Che sono libri anche di essere in Bruschè e Bellocchio, la civetta ha fatto un. Probabilmente Le Corno pensava fosse invalidata, no? No. Boh. Non è dato modo di entrare dentro, era dietro. In molti hanno, è ovvio, vince Dino con un'interpretazione gigante di tutta la situazione, e gli altri tanti hanno fatto bene, quelli hanno fatto peggio non sono da insufficienza, no, secondo no, me, ecco, veramente un bel palio, ha fatto vivere un entusiasmo, un'adrenalina a tutti, bella. Tutti a cavallo, nessuno è scivolato, nessuno ne è caduto. Questo è importante. Questo è bello, questo è bello. Questo è una bella soddisfazione per Siena Contrade Palio, amministrazione comunale, di un palio di questo livello. Per cui tutti. E che poi anche su all'alto le rivali alte, Nicchio e Montone, insomma, è stato un bel match e poi tutto sommato il Montone era favorito. Io credo che il cavallo del Nicchio nell'ultimo giro che un po' sparisce, sento un po' il calcio aveva preso, perché effettivamente è salvo, appena preso il calcio, il cavallo non... Ma si vedeva, dolore. Era un po' un dolore. Si vedeva. Però... Pubblicità, poi torniamo per un'altra analisi e poi ci spostiamo nella lupa per le interviste con Diligenze e il capitano pubblicità già. C'è la pubblicità. Possiamo andare a fumare? Vai. Per questa notte di grande festa della lupa, prima hanno fatto fuochi d'artificio molto belli, è stata una cosa veramente carina e divertente. Ora vediamo le interviste fatte da Pietro Federici proprio dopo il palio, quando la dirigenza e tutti i contadini sono rientrati dopo essere stati al Duomo per il tedeo di ringraziamento. Vediamo l'intervista al capitano Bruni. Non si capiva nei quattro giorni che palio fa la lupa, che palio fa la lupa. Tutti pensavano l'avessero capito al canape, ma forse non tutti in realtà avevano capito che volevano vincere. Palio della lupa non era un palio facile, perché chiaramente c'era la rivale che era la favorita. Però nel palio, quando si corre, specialmente le rivali, ci sta il pane nella sassata. Noi avevamo l'obiettivo di andare avanti per evitare qualsiasi tipo di problema, ci è riuscito nonostante le difficoltà che ci possono essere state al canape, perché comunque è stata una mossa bella combattuta, però poi alla fine siamo andati avanti e nessuno ci ha ripreso. Gliel'ho detto, perché comunque ci eravamo accorti che Benitos oggettivamente aveva quelle qualità che anche prima del palio di luglio tutti gli facevano. Prova dopo prova è cresciuto, è sempre venuto avanti, e quindi gli ho detto: se te sei avanti vai a quel punto, perché poi non si torna più indietro. Come sei arrivata a Giro? Come sei arrivata a Giro Pesce? Il rapporto con Dino nasce già dall'anno scorso, quando sono diventato capitano. Secondo me Dino è un fantino che è sempre stato bravo, un professionista, anche per le prove secondo me ha fatto un lavoro egregio, perché il cavallo l'ha veramente portato avanti insieme alla stalla e credo l'abbia dimostrato anche per il palio. Quanto credevi in questo cavallo, il Benitos? Benitos era un cavallo positivo, chiaramente non avendo mai visto correre il palio c'era sempre quell'incognita di non sapere rispetto ai favoriti quale potesse essere effettivamente la sua potenza. Stasera penso l'abbia dimostrato. Alla mossa che cosa? Con una mossa con l'avversario accanto un po' facilitata la vostra? Sì, alla fine dopo due pali dove non tutto è sempre andato tutto dritto, alla fine un po' di fortuna ci è arrivata, un posto al canape chiaramente ci poteva dare la garanzia di cercare di poter partire avanti all'avversaria senza essere svantaggiati da posizioni differenti, e così ci è riuscito. Lei è partito. Come sei partita all'inizio per avere un fantino che potesse anche in qualche modo contrastare l'avversario?
scelta di Dino Pes è stata fatta perché io di Dino mi sono sempre fidato e ci ho creduto fino in fondo e stasera arrivava il risultato. Lei è partito da Mangino. Questo palio lo voglio dedicare alla Lupa perché ci ha creduto, non era un palio facile, sono stati 4 giorni comunque impegnativi, però la Lupa mi è stata accanto e la Lupa se l'è meritato. Poi lo dedico ovviamente alla mia famiglia, che fino ad ora non gli ho mai dedicato niente, ma a mia moglie, ai miei figli, ai miei genitori che mi hanno supportato in questi 2 anni nelle mie mancanze. A tutte le persone della Lupa che purtroppo non possono godersi questa vittoria, in particolare a una persona che è da poco più di un anno che non è più al mio fianco e ci ho condiviso tutta la vita e so che ci ha messo lo zampino e so che merita anche lui. Lei è partito da Mangino, Bruni ha fatto un percorso, ma si aspettava poi di vincere al secondo palio da capitano? Allora, aspettare no, ci speri sempre, ma aspettarsi di vincere è arrivato. Capitano? Allora, torniamo in studio perché il capitano mi sembra molto onesto nelle sue dichiarazioni. Sì, no? Mi ha dimostrato, ha detto quello che realmente ha fatto, cioè non è che c'è da scandalizzarsi, è una persona, conosco molto bene Mangino Francesco che è il dentista, so che persona è, lui lo conosco meno, però dalle parole mi sembra abbastanza umile, perché palio ha fatto anche di umiltà. Di umiltà, sì. Di umiltà. Fondamentale, sì. L'umiltà. Sì, io conosco abbastanza bene il capitano, trascorsi di cavalli con Ciccio Mussi, anche presso la mia scuderia, sicché capitano credo più giovane di quelli in campo, ora sì. Sicché insomma, giovane, sì. Bene, so l'attaccamento che hanno alla loro contrada, sono ragazzi veramente formati, si è trovato a fare il capitano vittorioso in una situazione così, penso. Poi vedete, belle persone giovani, no? Sì, certo. Bene. Allora, c'è il collegamento con Silvano Vigni, detto ma non c'è il collegamento, andiamo avanti. Allora, vediamo l'intervista sempre di Pietro Federici che ha fatto nella contrada della Lupa al momento che sono rientrati in contrada Cavallo, Fantino, dirigenti e popolo. Sebastiano? Allora, Silvano? Silvano, dimmi. Ha risposto molto bene. Ascolta una cosa, è un palio epico, storico. Sì, è un palio che ha cambiato un po' le carte in tavola. Credo che Dino abbia lasciato il velluto a casa e si sia vestito da dinosauro in questo palio. Dinosauro. Ma è vero. Sei sempre molto esplicativo, Silvano. Senti, qual è la tua analisi complessiva, analizzando un po' tutte e 10 le contrade? Ma sai, si fa presto a dirlo. Dino aveva un compito di fermare l'avversaria e strada facendo credo abbia cambiato idea. Quando ha visto che poteva vincere non ci ha pensato e non si è mai girato indietro. E questa è stata la grande forza di Dino. Cosa possiamo dire poi delle altre contrade rivali? Ma sai, qui c'è 3 contrade che non si sono viste. E il Leocorno è stato molto bravo, la civetta, perché Enrico Bruschelli con una fava ha acchiappato 2 piccioni. Ha acchiappato Leocorno messo male e l'Istrice in pole position. Quindi poi ha lottato fino in fondo, quindi credo che la civetta può essere contenta della prova che ha fatto. Gli altri, a parte credo il Fantino della Chiocciola che ha fatto, Giuseppe Zedde ha fatto delle traiettorie che aveva già provato durante le prove. Ha rischiato tantissimo con un cavallo, credo, molto, molto, molto peggio di quello degli altri e ha fatto un grandissimo palio. Ragazzino della Selva credo abbia fatto da apripista per altri giovani. Non ha vinto, ma ha montato benissimo. Quindi onore anche alla dirigenza della Selva che non ha sbagliato giovani. Senti, la prestazione di Jonathan? La prestazione di Jonathan non è stata una prestazione alla sua altezza.
Io credo che un po' abbia influito il colpo che ha dato in terra. Io lo guardavo, ma dopo la botta, secondo me, c'era qualcosa e non andava. E Loca? Ma Loca a un certo punto ha cambiato anche posizione, è venuta bassa, non ho capito se è venuta bassa per trovare una posizione migliore oppure per proteggere un po' il palio di Giovanni. Si è vista fino a un certo punto, però al di sotto di quello che si pensava un po' tutti con questo cavallo. Bene, allora Silvano, domani te c'hai da fare, mi hai detto, no? Sì, domani sono a Pian Castagnaio. Bravo, così ti diverti, sei in montagna, aria fresca. Mangio i funghi e tutto. Bene, Silvano, grazie di essere stato con noi, un abbraccio. A voi tutti, ciao ciao. Ciao Silvano. Vediamo l'altra intervista della Lupa fatta da il nostro Pietro. Il Fantino, il capitano, ce n'è 4 o 5, sì che... Fantino. Leonardo Giorgio. Piero. Piccolo. Giulio. Allora, il cavallo la stalla vittoriosa. Un coccio di cose al cuore. Perfetto, sì, è vero. Questa è una cosa che si fece la prima volta qualche annetto fa, nel 2018. Nel 2018 c'era questo ragazzo con me. Oggi ci riè, dopo 6 anni si è rivinto. Con cavallo esordiente, tutti ci dicevano che questo cavallo montato da uno. Si è resuscitato, Dino è un grandissimo Fantino, ma grande, stasera l'ha dimostrato. Com'è stato questo cavallo 4 giorni nella stalla? È meraviglioso, si fa voler bene da tutti, veramente è stupendo. E al momento giusto c'ha proprio il cavallo da corsa, il cavallo da palio. Buono, tranquillo, hai visto la mossa? Fermo, pronti via, si parte davanti a quelli che sono più famosi. Hai vinto 4 pali da Barbaresco, quindi qualche dote c'è. Allora, prima di tutto c'è la grande ossa, siamo fortunati. Quella me la tengo per me, non lo dirò a nessuno. Quando andrò a pensione lo dirò a questo ragazzo qui e a quelli che saranno con lui. Ma penso me la tengo per me, perché è un segreto. Bisogna avere crederci. Anche questo pale a dimostrazione con un cavallo nuovo, è un Fantino che aveva tanta fame, è una stalla che aveva tanta fame, perché questa ha sempre fame. Si riesce a fare delle cose quasi impossibili, che sembravano impossibili. Pierandrea Rugi, avevi lasciato per un momento la stalla, poi sei rientrato quest'anno, ci puoi spiegare come mai, cosa era successo? Sì, niente, io a dicembre, sia Leo che il capitano mi hanno interpellato. E quindi niente, io con Leo, avendoci passato diversi pali, più avendo avuto la fortuna di vincercene uno, non gli potevo dire di no. E per me Leo è un, diciamo, come un parente molto stretto. Mi ha dato tanta mano in tante cose, è un professionista di questa cosa. Io lo seguo e cerco di imparare il più possibile e niente, mi ha dato questa opportunità. E niente, insomma, gli ho detto sì, non ci ho pensato 2 volte. Ecco. Andiamo con la Cese, ma chi li divide? Ragazzi, io ancora non ci credo. A Porto Ale? Non ci credo. Pier Andrea l'ha detto fin da quando ce l'hanno dato. Per me gli assomigliava. Appena è arrivato, si è visto come si comportava. Con un gesto bellissimo. Il cavallo che chiama il mangiare è una meraviglia, stupendo. Nitriva, è favoloso. E tutte le volte, dalla mattina alla colazione alle 5, poi c'è il pranzo, poi c'è la cena. Sempre. Aveva sempre fame. Sempre fame lui. Sempre. Si è trovato benissimo, che mangia tantissimo, per fortuna. Quando i cavalli mangiano è una gioia, sempre. Qualcuno c'ha cavalli come te o altri, quando mangiano è una gioia. Per noi qui che siamo 4 giorni, a questa volta 5, che non mangi, stalla nuova, persone nuove, invece questo subito, si è ambientato subito, ha capito subito e si stava benissimo.
e poi è migliorato giorno dopo giorno. E la dedica questa volta? La dedica, senti, la dedico a me stesso, alla mia famiglia, a tutti questi ragazzi della stalla. Che si chiamano, dai, diciamo nomi. Allora, Pier Andrea Rugi, sì. Poi c'è Giulio Matti e poi c'è Niccolò Bonsanti. L'anno scorso, due anni fa. Allora, torniamo in diretta, abbiamo sentito tutta la stalla, Barbareschi, Vici e compagnia bella, delle caratteristiche di questo cavallo che, ripeto, la sua prima esperienza, il Benitos ha vinto questo meraviglioso palio. Benitos Pes. Pes, Benito Pes, per tutti Pes. Con la S. Allora, Francesco, devi lasciarci, ti ringrazio di essere stato con noi, grazie delle 90 ore di palio di luglio, il questo è d'agosto, ci vediamo a brevissimo. A brevissimo. Cronaca commovente, è stato un palio sentimentalmente commovente, mi dispiace per tanti amici nellistici, Giovanni Ciongai, però il palio è questo, delle volte Davide batte Golia, è stata così, onore di nuovo a Dino, e il palio è un valore assoluto, questi sono spunti anche per riappropriarsi un po', esatto, tutti del palio nostro, insomma. Dei livelli della festa, che sono tanti e enormi, grazie Francesco. Allora, ora vediamo l'intervista al Fantino Vittorioso, a Dino Pes, per cui così ritorniamo in un momento e sentiamo l'artefice. Ah, c'è la pubblicità, vero? Allora vediamo la pubblicità. Un palio che aspettavo che arrivasse il momento di farlo, perché ci credevo, poi con questa contrada dalla prima volta che sono arrivato mi ha messo proprio al mio agio in tutto e per tutto, ci credevano in me, l'ambiente era buono e quindi ci credevo anch'io. Dino, è stato il palio della vita questo? Ma è stato un bel palio, dai, non sta a me decidere e dirlo. Cosa hai pensato in 4 giorni? Ma ero tranquillissimo, che non sempre tutte le cose possono andare bene a tutti. Senti, sì, un sassolino dalla scarpa, ce l'ha, levatelo. Ma mi tocca camminare scalzo, Camillo. Senti, a chi lo dedichi questo palio, questa vittoria? Vabbè, lo dedico a Eleonora e ai ragazzi, perché penso che negli anni un po' di bocconi amari si sono ingoiati. E poi veramente a questa contrada. Ma quando... Dici del cavallo. Il cavallo, sono sincero, era un peccato non sfruttare questo cavallo per vincere il palio, perché mi ero accorto che il cavallo poteva andare. Quindi cercare di fare un palio contro, c'avevo il magone allo stomaco. Poi oggi Giulio mi ha detto, se sei basso e vai davanti, non pensare altro, vai. Mi ha riaperto il cuore. Ma quando è stato il momento in cui hai capito che hai vinto, che potevi vincere? No, vabbè, quando è scoppiato il mortaletto. Perché... Ah, cioè, alla fine, quindi. Il momento più difficile al canape. Ma ci sono stati momenti, perché insomma c'era qualcuno che aveva delle belle mani intorno, però con un cavallo così si possono fare tante cose. Hai sofferto nel periodo prima che ti montassero, perché eri lontano dalla piazza da tanto tempo, quindi... La cattiveria si è accumulata nel tempo? Ma io sono sincero, come ho sempre detto, non mi sta a pensiero lavorare, il mio lavoro ce l'ho, nei pali fuori monto dappertutto, anche con buoni risultati, quindi montare qui era anche una questione di voler rientrare, però ci voleva sempre gli incastri giusti e se venivano mi dovevo far trovare pronto. Con Tittia nell'Istrich, con un cavallo comunque che era il suo cavallo, un cavallo buono, quindi questi 4 giorni gli hai preso un po' le misure, oggi però lo infastidivi in maniera elegante. Che ti diceva Tittia? No, vabbè, Tittia è sempre un grande professionista, non è che a volte le cose possono venire male, in questi 4 giorni non è che si era proprio tranquilli, la paura c'era, però si era anche consapevoli delle nostre forze. Un palio vinto a 44 anni, giusto Dino? Sì, se non mi ricordo, sì, 44 anni. Cioè, ha un sapore speciale per me. Ma per ora non lo so, per ora ha un sapore. Ancora un sapore. Allora, abbiamo sentito anche Dino Pes che ha dimostrato nuovamente la sua
affabilità, la sua modestia, nel non ha fatto il grande, il grosso, è stato veramente anche in questa occasione con i giornalisti che facevano le domande molto reale, molto positivo. Allora, possiamo vedere l'intervista al priore, per cui così almeno concludiamo la fascia di gestione Paliesca e di Contrada della Lupa, se vediamo l'intervista sempre di Pietro Federici al priore della Contrada della Lupa. Sono stati quattro giorni... Cinque, vabbè, diciamo, ormai quattro, mai pali, anche di più, onorando. Ecco, questo popolo come ha preso l'arrivo di Benitez quando aveva saputo, insomma, anche che di là c'era un Fantino Big? Avevamo parlato con alcuni giovani e avevamo detto comunque la Lupa in piazza. Sì, allora, sicuramente l'arrivo di Benitez non è stato accolto nel migliore dei modi, ma non tanto per la forza del cavallo che, bene o male, gli esperti dicevano che era un cavallo che galoppava, ma è un esordiente a tutte le incognite dell'adeguamento, non solo alla pista ma anche a quattro giorni di palio, e quindi non si sa mai come possa reagire. Il cavallo ha reagito benissimo, Dino è stato bravissimo nel condurlo in questi quattro giorni di prove, è riuscito a fargli capire come si sta in piazza, e quindi la Contrada è piano piano cresciuta e è cresciuta la fiducia in Dino e nello staff palio, perché nel capitano e nei suoi mangini, ma questo non c'è mai stato nessuno che abbia messo in discussione la scelta della monta su questo cavallo. Ecco, ma come ha visto i suoi contradaioli quando hanno vinto il palio, soprattutto se anche lei se l'aspettava, insomma, di vincere così? No, però come ho sempre avuto modo di dire anche in questi giorni, la miglior difesa è l'attacco, quindi se si vince noi non vincano gli altri, e questo era una delle possibili soluzioni. Logicamente la prima, come avevo di dire, è vero, mi ricordano la prima opzione, la prima opzione si è dimostrata quella giusta, quella vincente. Ecco, a chi lo dedica? Chiaramente. Il palio lo dedico a tutta la Contrada che si è dimostrata unita e compatta, e a Paolo Vigni che ci ha lasciato da pochi giorni, un grande dirigente, un capitano e un vicario meraviglioso, quindi la dedica è a lui. Grazie mille a Carlo Piperno. Grazie a voi. Allora, torniamo in diretta e abbiamo sentito anche il priore. Ora credo ci sia pronto il collegamento con Giuseppe Pes, detto il Pes, che è andato a Livorno, e così sentiamo anche da lui una sua analisi di questa carriera di oggi pomeriggio, con la vittoria della Lupa con Benitez e Dino Pesse detto Velluto. Non so se stanno preparando il collegamento. Sì, va avanti, ma il collegamento si fa. Pronto? Peppino, ciao. Ciao Franco, ciao. Ciao, allora innanzitutto una tua impressione di questa carriera. Ma innanzitutto voglio fare complimenti alla Contrada della Lupa e Dino Pesce. Dino Pesce che oggi ha demolito tutti e tutti, perché ha vinto un bellissimo palio, ha demolito tutti perché ha demolito le strategie che si sono viste in campo e oggi ci sono state. E poi è stato bravissimo, ha montato benissimo, come ha già detto qualcuno, ha dimostrato una professionalità eccezionale, perché al bandierino, al primo giro, ha avuto anche il modo di cambiare il nervo dalla mano sinistra alla mano destra, cosa non facile, cosa che fanno davvero i fantini molto bravi. Complimentoni. Sì, cioè, ecco, però Peppino, cioè, secondo te qui quanti ne escano sconfitti? Vabbè, dobbiamo fare, sconfitti ne escono 9, poi possiamo fare le votazioni. Credo che il Virgola abbia fatto un bellissimo palio, e tra i giovani è quello che ha dei numeri da poter migliorare, e stasera l'ha fatto vedere. Senti. Un bel palio ha fatto Gingillo, che ha fatto delle traiettorie da manicomio, per cui ha fatto un bellissimo palio.
credo che i tre fantini, i tre fantini credo che Noha poteva fare qualcosa di più secondo il mio punto di vista. Gli altri sinceramente qualcheduno non è valutabile, secondo me non è valutabile. Praticamente la lupa, la selva, la chiocciola sono le tre contrade che arrivano prima, seconda e terza, e a quel punto anche i tre fantini sono quelli che hanno avuto un po' la meglio, no? Sì, hanno avuto un po' la meglio. Chiaramente considerando che il secondo è un esordiente, il Giglio pur di arrivare lì ha fatto delle traiettorie che aveva già provato durante le prove e gli è riuscito, per cui gli altri sinceramente ho visto secondo me la rincorsa lì secondo me c'è stato un compromesso. Leo Horno, Tittia Civetta perché, senti, perché quando la Civetta è quando Leo Horno è fuori posto, Tittia parte in qualche caso fuori posto, in Leo Horno è stato un po' comandato a fare in quel modo, secondo me, se non saremmo mai partiti. E guarda caso, quando le fanno fuori, il TC entra quasi di rincorsa e la rincorsa fa. Senti, Peppino, su i 10 cavalli, facendo memoria delle nostre trasmissioni sotto le logge, mi sembra dei cavalli sono stati molto opachi. Allora, secondo me, se dovevano girare tutta la sera non sarebbe cambiato il risultato. I cavalli, elevato il primo, secondo me aveva un po' un passo diverso dagli altri, secondo me un cavallo un po' più di qualità, però hanno tutti, comunque è stato un bel paio, perché tutti hanno galoppato davvero e hanno dato quello che un po' si era detto durante le prove. Peppino, ti ringrazio, ciao, grazie a voi, grazie a voi, ci vediamo il prossimo anno, perfetto, ciao Peppino, ciao, grazie, buona serata, ciao. Allora Salvatore, mi sembra le cose da dire sono poche, no? Che ci deve dire poco, poi se analizziamo i cavalli, io ho detto la Civetta è l'unica cavalla che mi aveva impressionato in corsa, a San Martino è terza, poi Tiropia alto, è normale che qualcosa deve regalare, se fosse al primo posto girava meglio, magari girava prima, perché qui è terzo, esterno, non è che sia... Cioè i cavalli che abbiamo commentato, certo, sono nelle punte, poi certo fra Istrice e Civetta e... Era prevedibile, appena Leo Corno si distraeva che entrava, perché beh, certo, se no sarebbe assurdo che se parte anche Leo Corno a cercare in corsa, allora che dire, io non devo dire niente, perché poi cioè, ora, Dino di quello che penso di lui lo sa, con ciò io non monto né carro di vincitore di nessuno, perché io non montavo neanche il mio, più se monto in quelli dell'altri. Di Dino ci siamo sempre domandato tutti i pali come mai con la provincia che fa, questo non monta. Esatto. È partito a fare un palio con certe caratteristiche diverse. Io sono stato il primo a dire Dino può fare tutto alle fuori che Kirle, perché è una persona di un'educazione, di una delicatezza, di una bravura, è più facile montarlo a vincere che per far perdere. Oggi mi ha sbugiardato, è perfetto. Perfetto. Allora, a questo punto andiamo in pubblicità. E poi lasciamo la regia con tutte le sue repliche, tutte le interviste, eccetera, eccetera, e andiamo a vedere nella lupa com'è la situazione per le interviste. Allora, pubblicità, e domani non facciamo la trasmissione all'ora di pranzo, cioè praticamente rivediamo questa, perché sono... Dario Colacepi, sì. Allora, vediamo l'intervista a Dario Colacepi e dopo mettiamo la pubblicità. Qui siamo alla mossa. Il Bufera aveva forse un debito con la lupa, adesso è stato ripagato. Diciamo, dai, un debito è brutto dirlo, perché avrei pagato oro io per vincerlo quel palio. Purtroppo
vedi, quando si deve vincere si vince, quando si deve perdere per un intruppato, per un inciampo, si perde il palio. Comunque diciamo che nella Lupa sono contento, c'ho un pezzo di cuore, ho iniziato da qui, la gente mi ha sempre voluto bene, è una grossa soddisfazione, veramente, grande, grande, grande. Lo dicevi però che Benitos era forte, che galoppava? Ragazzi, io lo dicevo, però Benitos le corse che ha fatto quest'anno le ha vinte tutte. Praticamente lui ha mantenuto quello che ha fatto a marzo, aprile e maggio, battendo Viso d'Angelo, battendo Tale e Quale, battendo tutti i cavalli già vincitori, l'ha proprio, cioè, ha mantenuto, diciamo, la forma che aveva in quel periodo. Dunque oggi poi ha avuto la fortuna di essere un po' basso, insomma ci vuole anche questo nel palio. Però un cavallo esordiente, fare quelle traiettorie così perfette, tutto. A Dino gli ho detto: Dino, guarda, fidati, perché questo lo porti dove ti pare. Questo lo alzi a San Martino, finché non gli dici di andare giù, lui non ci va. Cerca di correre e non pensare che batti, perché con lui non batti mai da nessuna parte. Tu, se a mezza curva lo vuoi tirare giù, basta ti attacchi alla retina destra, boom, lo sposti dove ti pare. E Dino ci ha fatto, no, è un cavallo che veramente, poi magari diventerà birbo, perché con l'anzianità i cavalli si invizziscono, iniziano magari a accorciare un po' i tempi, guardano più il colonnino, ma adesso è... Poi quando vanno forti i cavalli difficilmente stringono le curve, cercano di allargarle un attimino. Lui c'ha una potenza, ha imparato a galoppare nel piccolo, ma lui era un cavallo buono anche alle regolari, non è che un cavallo di passo, era un cavallo che doveva vincere il derby. Un cavallo che era partito anche alla prima mossa e non era stata data valida. Era partito primo anche lì, sì, sì, sì. No, ma c'ha un carattere, guarda, non ha sudato per niente, bello, 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 bello. Contento? Ma contentissimo, da allenatore e da proprietario, contentissimo. Nella Lupa ancora più contento. Ancora più contento. Grazie a Dario Colagè, detto il Bufera, insieme alla sua dama. Allora, abbiamo visto anche Dario felicissimo con la sua moglie, e questo noi ci fa molto piacere. E ora andiamo in pubblicità, io mi trasferisco nella Lupa e vediamo per le interviste, e poi le manderemo durante la notte. Domani replicheremo certi tratti di questa intervista serale, eccetera eccetera. Ringrazio e saluto Salvatore Alto Cianchino di essere stato con noi tutti questi giorni, e continuate con Canale 3 Toscana 90 Sole di Palio, perché ora arrivano tutte le interviste delle altre contrade. 90 Sole di Palio.